Natal Cantando è l'ottavo raduno regionale Cori Polifonici che è organizzato dall'Associazione Coro Polifonico San Martino di Lancusi. Un ospite d'eccezione che è stato invitato a ritirare un premio: Se vuoi la pace, educa alla pace dando vita al talento che c'è in te. Un premio che va a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale di Sua Santità per lo Stato Vaticano. Una figura importante, una figura che mette in evidenza nell'intervista che segue quello che è l'argomento principale di questi giorni, e cioè educare alla pace ma anche tornare al dialogo, quello che era l'argomento basilare per il Cardinal Martini che è venuto a mancare proprio nei giorni scorsi. Un dialogo che bisogna ritrovare perché oggi i giovani, ma non solo loro, sono troppo portati verso una comunicazione artefatta o comunque virtuale, quella che viene utilizzata attraverso i computer, i social network. Ecco, bisogna continuare, anzi tornare a parlare persona con persona. Questo è il messaggio che arriva qui da Lancusi in questa giornata importantissima, con l'intervista che segue, in cui sentiremo proprio le parole del Cardinale Comastri ma anche del maestro Loredana Polimeni del Coro Polifonico di Lancusi. Non dobbiamo mai stancarci di proporre la pace e di incoraggiare la pace. È un mondo molto violento il mondo nel quale noi viviamo, però dobbiamo sempre credere che la pace è possibile e ognuno di noi deve gettare semi di pace e porteranno frutti. E anche il dialogo, quello che auspicava soprattutto Cardinal Martini, che purtroppo è venuto a mancare, un dialogo che oggi non c'è, è tutto molto artefatto con i computer, con i giornali, con questi social network, ormai si parla sempre di meno, ciò che invece voleva il Cardinal Martini. Purtroppo è un mondo virtuale il nostro, siamo abituati a parlare con gli strumenti tecnici e non più con le persone, dobbiamo invece abituarci a guardarci negli occhi, a guardare la persona e a capire che ogni persona è un tesoro, è un patrimonio, e dobbiamo gettare ponti in modo che nel mondo ritorni a respirarsi la pace. E i giovani di questa terra che hanno talento ma che non trovano spazio, cosa possiamo dire? Dobbiamo credere in un mondo migliore, sta a noi. Madre Teresa diceva: è inutile gridare, è buio, finché gridiamo è buio non si accende la luce, ognuno accenda la propria luce, ognuno faccia la sua parte. Il talento può essere cosa attraverso la Chiesa oggi per questi giovani ragazzi che si avvicinano al canto? Le loro doti, qualsiasi dote artistica, qualsiasi dote da quella letteraria, le loro doti messe a disposizione per evangelizzare e quindi poi lodare Dio.